Ancora buona serata, gentili telespettatori di Teleantenna. Eccoci nuovamente con il telegiornale del Friuli Venezia Giulia, Udine Pordenone in questo caso, e partiamo subito con la cronaca, perché nella notte a Udine c'è stato un accoltellamento di un giovane. Da lì è partita la segnalazione, sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia che ha avviato le indagini. Al vaglio la posizione di due giovani friulani, ma facciamo il punto nel servizio di apertura del telegiornale. Un giovane kosovaro 23enne è stato accoltellato questa notte in centro a Udine al culmine di una lite, riportando diverse ferite, ma fortunatamente lievi. Il litigio, nato per futili motivi, è scoppiato intorno a mezzanotte in piazza San Giacomo, davanti agli occhi di diversi passanti che hanno chiamato subito la polizia e i sanitari del 118. Accompagnato in ospedale e medicato, il kosovaro è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Sul posto sono giunti per gli accertamenti del caso gli agenti delle volanti, la polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile. Nell'arco di un paio di ore, grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze dei presenti, i sospetti si sono concentrati su due giovani italiani, la cui posizione è ora al vaglio degli stessi inquirenti. E c'è un altro giovane nel capoluogo friulano che è finito nei guai, con sé aveva hashish, la nascondeva nelle mutande, ma aveva gettato anche della droga nell'auto della polizia, evidentemente nel tentativo di non farsela trovare addosso. Sentite. Passeggiava in città con 13 pastiglie di anfetamine nello zaino e 9 grammi di hashish nelle mutande. Un giovane di 22 anni, residente a Basigliano, è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato per un controllo delle volanti mentre si trovava in compagnia di due amici, un maggiorenne friulano e un minorenne straniero residente in zona. Il 22enne ha subito mostrato nervosismo e gli agenti hanno deciso di portare i ragazzi in questura per una perquisizione. Nel suo zaino sono state trovate 13 pastiglie color rosa, parte in una bustina di cellophane, parte in una boccetta di vetro, poi risultate essere anfetamine. Trovato pure un barattolino a chiusura ermetica con infiorescenza di marijuana essiccata. Il giovane aveva cercato anche di disfarsi di circa 9 grammi di hashish, gettando la sostanza avvolta in un cellophane sul tappeto dell'auto di servizio della polizia. Nella successiva perquisizione domiciliare, nella sua camera da letto, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, due vasi, una pianta recisa e tutto l'occorrente per far crescere le piantine di marijuana in una piccola serra allestita nell'armadio di casa, con tanto di sostanze per abbassare il pH della soluzione nutriente delle piante. La cronaca ci porta in provincia di Pordenone, a Cordenons, dove una donna travolta ancora lo scorso 11 luglio, travolta sulle strisce e poi deceduta. Ha lottato per un mese tra la vita e la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate al volto e alla testa da Marisa Perissinotta, pensionata cordenonese, investita da una bicicletta elettrica in pieno centro a Roveredo in Piano l'11 luglio scorso. La donna, molto conosciuta a Cordenonze, dove risiedeva in via Villa d'Arco in quanto ex dipendente dell'ufficio tributi in municipio, avrebbe compiuto 73 anni proprio giovedì. Perissinotta era stata travolta mentre si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali all'altezza della pasticceria Fabris in via 20 Settembre. Erano da poco passate le 8 del mattino, il locale era affollato di clienti che hanno assistito all'investimento, così come il personale del bar. In sella alla bicicletta, con propulsore elettrico artigianale, si trovava un quarantenne roveredano, IP, le sue iniziali, che non era riuscito a evitare l'impatto. Scaraventata sull'asfalto, la pensionata era stata soccorsa dal personale del 118 e quindi trasferita in elicottero a Udine, dove era stata accolta nel reparto di terapia intensiva, in stato di coma, con traumi importanti al volto e alla testa. Le sue condizioni erano parse gravi sin da subito, ma non si riteneva potesse essere in pericolo di vita. Il destino però ha voluto diversamente. L'episodio ha segnato profondamente sia la comunità cordenonese, che perde una persona molto conosciuta e stimata, sia quella roveredana, che ha assistito a uno degli incidenti più gravi che si ricordino da anni a queste parti, nel centro del paese. Parliamo di occupazione in Friuli Venezia Giulia e lo facciamo con la governatrice Deborah Serracchiani. Presidente, i dati INPS riportano che a livello italiano, a livello nazionale, quindi ci sono state più 252.000 assunzioni nel primo semestre 2015 rispetto a quello 2014, con il Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia, con un più 82,9%. Sono dati molto importanti.
Beh, sono dati molto importanti che iniziano anche in qualche modo a consolidarsi. Sono già due trimestri che abbiamo un segno positivo, ovviamente ne siamo particolarmente contenti, siamo consapevoli che è una ripresa ancora molto timida e sulla quale bisogna lavorare. Però il dato vero è che siamo la prima regione in Italia per numero di contratti a tempo indeterminato. Credo che questo sia dovuto intanto ad una generale ripresa dell'economia che ci fa avere anche un export molto positivo. Dall'altra credo che ci siano anche gli effetti del combinato disposto della decontribuzione sui contratti a tempo indeterminato e del Jobs Act, che oggettivamente sta dando molto movimento al mercato del lavoro. Un dato positivo, siamo soddisfatti anche perché risultiamo primi nella classifica Svimez. Ora tutti i dati vanno presi sicuramente con grandissima precauzione e cautela, però che ce lo dicano l'INPS, che ce lo dica l'Istat come è accaduto nei giorni scorsi e che ci sia una conferma anche nel rapporto Svimez, credo che insomma questi dati inizino ad essere indizi importanti. Sentite che cosa accade sempre nella destra Tagliamento, a Morsano, al Tagliamento, dove a quanto pare il postino manca perché è malato e la posta non arriva. Il postino è ammalato e così la posta arriva in ritardo. In alcuni casi di lettere e raccomandate non si avrebbero più notizie da 20 giorni. È il caso di Adriano Meneghello, un pensionato di 68 anni che abita in via Latisana a Morsano. La mia odissea, segnala, è cominciata verso la fine di luglio, quando la buchetta delle lettere di casa mia continuava a rimanere vuota. Una situazione insolita che ho voluto immediatamente segnalare all'ufficio postale di Morsano. Lì mi hanno spiegato il problema. Il postino è ammalato, pertanto la posta è in ritardo. Mi hanno consigliato allora di rivolgermi alla sede di Casarsa, precisamente all'ufficio reclami. Mi hanno risposto che in servizio ci sono 3 portalettere, ma non hanno saputo aggiungere di più. L'unica cosa che mi resta da fare è aspettare che la mia buchetta torni a riempirsi, come sempre. Attendo comunicazioni anche urgenti, che però non mi sono state ancora recapitate, ha poi concluso lo stesso Meneghello. Parliamo anche di scuola e torniamo a farlo con Deborah Serracchiani. Presidente Serracchiani, da questo incontro con i sindacati regionali della scuola emerge che ci sono delle carenze di organico, secondo quanto le hanno riportato, dal punto di vista delle ATA, quindi del personale tecnico-amministrativo, ma anche dal punto di vista del personale docente. Cosa farà la Regione? Beh, intanto è stata l'occasione appunto per un confronto sollecitato dalle sigle sindacali sia sui temi appunto del personale amministrativo che del personale docente. Ovviamente questi sono i giorni nei quali stiamo facendo le stabilizzazioni dei precari e quindi al netto di queste stabilizzazioni, che sono comunque importanti, risultano ai sindacati ancora delle mancanze. Per quanto riguarda i docenti, circa 30 persone. Per quanto riguarda il personale ATA, stiamo parlando fondamentalmente di confermare una deroga che era stata concessa lo scorso anno di 37 persone. Ora quello che farò sarà intanto incontrare domani il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il dottor Biasiol, per avere evidentemente la sua opinione e anche capire quali sono le richieste che sono pervenute dalla regione al ministero e sollecitare un intervento. La cronaca ci porta nella bassa friulana a Lignano, dove all'alba, verso le 6, un ragazzo di origine sudamericana di 20 anni è stato colpito in faccia con una bottiglia proprio nella cittadina balneare friulana. Il giovane è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Udine. Sono poi intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza su questo episodio di violenza. Intanto torniamo nella destra Tagliamento, andiamo a Monterreale Valcellina, tutto è pronto per una giornata di solidarietà per trovare fondi per la SLA, un evento che avremo modo di seguire in diretta proprio su Teleantenna. Allora, sentiamo appunto il servizio. Eccoci qua, bentornati e ben arrivati per una grande informazione che vi dovrò dare adesso. Il giorno 29 di agosto in piazza Mazzini a Grizzo si terrà la terza giornata della solidarietà con la manifestazione Valcellina for SLA. Dalle 11 di mattina fino a tarda serata ci sarà una vasta gamma di divertimenti, di musica, di giochi e di corsa per la solidarietà con la staffetta 3x1. E tutto ricavato verrà devoluto alla ricerca contro la SLA. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, fino a tarda serata siamo tutti lì con voi. Ci sarà di tutto e di più, ci saranno dei chioschi, ci sarà tanta gioventù, ci saranno tante persone e saremo tutti coinvolti per una forza, per una grande lotta di nobiltà e di serietà verso i malati di là. Vi aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, non mancate e vi ringrazio, vi aspetto
con le braccia aperte e col cuore. Sono qui che vi aspetto assolutamente per questa giornata meravigliosa. Grazie mille a tutti, venite numerosi perché faremo sorridere di più i nostri... La nostra rubrica degli auguri, andiamo a scoprire chi è che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri a Paolo Del Vecchio di Pordenone per il suo compleanno. Nel rinnovare dunque gli auguri, vi invito a tutti a restare con noi e vi auguro anche una buona serata con i programmi Teleantenna. Noi torniamo con le altre news. Rimanete con noi.